Buonasera. Un frutto fuori stagione. Ecco ciò che rappresenta questa trasmissione di Tarantella che abbiamo colto sull'albero, sul nascere della primavera in occasione della Santa Pasqua, con gli alberi in pieno germoglio e il profumo dei mandorli in fiore. E io vi posso assicurare che tutte queste sensazioni le ho provate venendo in questo posto. Questo posto è la frazione Pasquale di Casignana e noi questa sera siamo in casa di Paolo Albanese, per il quale vi chiedo un grande applauso, che lo abbiamo qua alla mia sinistra. Vi dicevo, intorno a noi c'è una natura rigogliosa, ci sono le mucche che guardano con occhi languidi i tori e le pecore che nell'ora della siesta sembrano massi erranti nel verde di questa campagna assolata. E noi in questa distesa campestre, questa sera divento poeta, perdonatemi, in questa distesa campestre d'altri tempi, vicino a noi vi ricordo che giganteggia un ulivo secolare di oltre 300 anni che vedete, come state vedendo in queste immagini, con oltre 8 metri di circonferenza, ed è qualcosa di bello. E poi in più abbiamo vicino a noi un forno acceso dove poco fa le buone massaie, mi si passi il termine, hanno fatto il pane. Vi chiedo a tutti voi se avete apprezzato le nostre puntate precedenti di Tarantella. Dalle vostre testimonianze credo proprio di sì. E noi questa sera partiamo per questo speciale su Pasqua, speciale Tarantella, dedicato alla Santa Pasqua, con la nostra formazione al gran completo. E in più abbiamo cantanti che non si sono mai esibiti sotto i riflettori di Tarantella. Abbiamo i compari di Zammariti e come sempre abbiamo vicino a noi i suonatori di Tarantella, che questa sera sono Antonio Falcomatà all'organetto, Domenico Falcomatà al tamburello e Saverio Albanese ancora un altro tamburello. Via con la prima Tarantella!
benissimo. Diciamo